detto prima, un musicista deve essere poliedrico a 360 gradi, quindi dovete essere assolutamente curiosi. Fate il percorso, diciamo, pianistico classico, ma allo stesso tempo è importante che vi affacciate, diciamo, al mondo. Se c'è occasione di partire, partite, perché diciamo, con Loredana io ho vissuto con sua figlia a Londra, dove abbiamo studiato, e là praticamente i musicisti classici si trovano a fare una serata pure con la musica elettronica, con la musica di tutti i generi, per la musica, insomma, sì, appunto. Quindi nei conservatori ancora noi purtroppo in Italia siamo un po' indietro. Al Trinity, al Royal c'erano ad esempio dei progetti annuali dove per un mese addirittura si bloccavano le lezioni e si metteva, mi ricordo, il collab, si metteva in gruppo, diciamo, musicisti, ballerini, perché si richiedeva che un musicista dovesse, diciamo, sviluppare una visione creativa di quello che doveva essere un progetto, la musica, quindi non rimanere soltanto nella propria classe a studiare per poi, diciamo, esibirsi. Quindi assolutamente dovete essere al giorno d'oggi, diciamo, flessibili e preparatissimi, perché giustamente il mondo, diciamo, della musica non è competitivo, insomma, estremo, però assolutamente, insomma, aperto a tutto, perché è fondamentale, diciamo, per sopravvivere appunto nel mondo moderno. E voi avete il talento per farlo, quindi insomma vi auguro il meglio